Siamo qui con l'artista Carlo Marchese, che presenta questa esposizione triennale di arti visive di Roma 2014, l'opera Memory. Quale pensi sia, tra tutte le opere qui presenti, che sono tantissime, 230 artisti, quella più significativa? Io credo che siano tutte significative in quanto partecipano con una coralità di intenti a una manifestazione che vuole proprio rappresentare le diverse tendenze che oggi esistono nell'arte contemporanea e non solo, anche nell'arte moderna. Credo che tutto il lavoro fin qui svolto debba intendersi come un'unica installazione di cui fanno parte diversi artisti che realizzando ciascuno la sua opera partecipa a un discorso corale, a un discorso estetico anche secondo me abbastanza rilevante. Cosa si potrebbe fare al giorno d'oggi a livello governativo per valorizzare l'arte contemporanea? Ma in effetti si potrebbero fare tante cose, ma soprattutto credo andrebbe creato un modello educativo, un modello di riferimento soprattutto per i giovani, perché questo finirebbe per dare una spinta soprattutto da un punto di vista culturale al discorso dell'arte contemporanea, che spesso lo vediamo anche dallo spazio che viene riservato nelle tv e nei giornali, è relegata a piccoli spazi, a piccole pagine rispetto ad altre cose oggi più considerate più importanti. Quindi non è la creazione di un nuovo museo d'arte contemporanea o la creazione il portare avanti altre mostre che possono modificare il giudizio della gente o il livello di intendimento di queste persone. Credo invece che una partecipazione anche qui corale dei giornalisti, della politica, della scuola, di tutte le forze culturali potrebbero creare questo nuovo modello di riferimento che potrebbe quindi smuovere qualcosa e rappresentare anche un'innovazione nel campo della cultura contemporanea. Ringraziamo l'artista Carlo Marchese per la sua preziosa testimonianza e gli facciamo i complimenti per la sua stupenda opera che presenta qui. Grazie molto.